Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Allora, oggi è obbligatoria la mascherina qua, siamo in fase 2, sono nel mio cortile privato, la abbasso un attimo se no non si sente bene. Allora, ho sentito il discorso di Boris Johnson di ieri, perché non li sento tutti i giorni, e ha confermato che lo Stato darà l'80% dello stipendio a tutti fino ad ottobre. Fino ad ottobre. E in Italia quanti ne avete presi fino a mo'? Ognuno, no, non è un accanimento, non è un accanimento, ma è giorno per giorno conferme che voi amici che non mi avete fatto niente, non mi avete fatto niente, voi connazionali miei state vivendo l'inferno, io vi capisco e vi capisco. È tremenda. È tremenda ragazzi, è tremenda. Io vi capisco perché io sono papà di due figli, so quanto è difficile portare avanti una famiglia. Ce n'ho uno di 9 e uno di 7 e mezzo. Crescono a momenti, crescono a vista d'occhio, ci vogliono calzini, scarpe, giocattoli, sfizi, e ci vogliono soldi, ci vogliono soldi. Vi posso solo dare un abbraccio. Cioè, ma avete capito che significa? Fino ad ottobre un governo che finora, conti alla mano, secondo loro già sta a 500 miliardi di sterline. E non è come gli altri paesi, come l'Italia. Dal giorno in cui è partito il lockdown, questo ti fa capire l'Italia, ti fa capire, secondo me, da ignorante, i soldi in Italia non ci sono. Perché tu governo, quando fai una conferenza stampa, un decreto e dici fate la domanda e arriveranno i soldi di 600 euro, 800, non lo so quanto sono, appostati a 1000, poi uno fa il telegiornale, prima pagina, il giorno dopo 5000 domande siamo stati hackerati, abbiamo dovuto stoppare, ma tu devi prima fare un tavolo con i dirigenti dell'INPS, farli organizzare, perché in un paese di 67 milioni di abitanti che ti faranno domande perché stanno tutti in mezzo alla strada, non puoi, dopo 5000 domande, far bloccare i computer. Non puoi, non puoi, non puoi. È assurdo. Qua sapete come funziona? Non ci sono iter. C'è una. Qua è simile a quello che ha fatto De Luca, simile, in Campania. C'è una pagina web del governo che tu ti iscrivi, si chiama Universal Credit. Ti iscrivi, metti tutti i tuoi dati dentro, dopo 2 settimane lavorative avete i soldi sul conto. Mo' a chi li dà per settimana, a chi li dà per 15 giorni e a chi li dà al mese. Così facendo è riuscito a pagare a quasi 70 milioni di persone. Perché alla fine l'Inghilterra, l'UK e l'Italia, la differenza è poca, mi sembra che l'Italia fa 60 milioni, 62 milioni di abitanti, l'Inghilterra ne fa 68, 69. Solo Londra è, diciamo che, la città mastodontica, i 10 milioni di abitanti, ma il resto si compensano alla fine. Bisognava fare così e accontentavi tutti, bisognava fare così. E dovevi dare l'obbligo a tutti i proprietari di non chiedere i fitti degli imprenditori, dei ristoratori. Qua tutte le pizzerie, sentite, ristoranti, 25.000 sterline per 3 mesi, per affrontare questo periodo. Invece i liberi professionisti, i possessori di partita IVA andavano in base ai 3 mesi prima di reddito e lui ti dava fino a 2.500 sterline, fino. Cioè, ma avete capito che significa? Anche una sterlina. Ma cosa significa chiudere il popolo per una pandemia in casa e aiutarlo dal primo momento? E invece di, cioè, voi state in fase 2, l'Italia è in fase 2, cioè è come se la malattia vi sarebbe passata addosso, vi fosse passata addosso, cioè alla fine un male è passato già, il male è già passato. Mo' stati in fase, state iniziando ad uscire, riprendono le attività e tutto. E i 2 mesi chi ve li paga? I 3 mesi chi ve li paga? Chi stava in casa da 3 mesi, che succede? Che succede? Cioè, è assurdo, è assurdo.
Comunque io c'ho mia moglie che, perché io sono pure uno chef, lavoro. Lavoro, mo non lavoro, mo non lavoro attualmente perché lavoro nelle scuole. Sto con i miei figli, mi dedico a fare delle ricette con i miei figli e mi sta dicendo che molte persone vogliono venire a vivere in Inghilterra. Io domani a mezzogiorno italiane, alle 12 italiane, farò non so se una live o un nuovo video e vi dirò qualche dritta, qualche chicca per chi vuole venire a vivere a Londra. Però ragazzi, solo domani sarà questo, perché io non voglio diventare una cosa che poi mi bombardate, volete casa, lavoro, che già ci sono passato una volta. Vi dico solo una cosa, chi è intenzionato a venire a vivere qua deve essere una persona che vuole lavorare, che è disposta a farsi il mazzo e non vede, cioè non se ne frega, ha da faticare, deve iniziare la vita da capo. Logicamente capite che cambi nazione, cambi tutto, parti da zero. Poi le cose vengono man mano. L'italiano che viene qua pensando, anzi, il ragazzo YouTube ha detto che se non arrivi tu a fine mese ti arriva lo Stato. Partiamo. No. A Napoli chiama birricuttare, quelli che non hanno voglia di lavorare, quelli stessero in Italia, ok? Perché se no la vita poi gli diventa difficile e incolpano me. Qua deve venire solo persona che ha voglia di lavorare. Poi dopo viene tutto da sé. Lo Stato ti aiuta, lavoro ce n'è quanto ne volete, domani ve lo spiegherò. Però persone che non hanno voglia di lavorare qua non debbono venire. Perché è una nazione tanto cara, ma chi viene qua che non vuole lavorare, non ha voglia, 3 mesi e se ne va. Giusto 3 mesi e se ne va. Poi domani parleremo. Ragazzi, mettete un like e condividete. Datemi una mano perché ci stiamo riuscendo. Può darsi che questo discorsetto del ragazzo mediocre, non me ne frega, oh, diciamo mediocre, italiano del sud che è emigrato qua, può darsi che arriva all'orecchio di qualcuno e si smuove qualcosa. Ragazzi, vi ripeto, buona serata, iscrivetevi al mio canale YouTube, domani ci vedremo e buona serata a tutti. Ciao.